Sulla vicenda dell'ospedale Tatarella di Cerignola continuano a registrarsi delle novità. La prima da parte del sindaco Franco Metta che in una nota denuncia il silenzio del direttore generale della direzione sanitaria, nonché anche della regione Puglia, che sta ancora cercando di capire e valutare se anche l'ospedale Tatarella è tra quelli che devono chiudere. Lo stesso sindaco Metta mette in evidenza di capire quale ridimensionamento si sta lavorando. Mentre il Partito Democratico ha avuto un incontro con i vertici dell'ospedale, assicurando praticamente la situazione che l'ospedale non sarà chiuso, dall'altra c'è anche Capitanata Democratica che appoggia la decisione del Partito Democratico di mettere un consiglio monotematico sulla questione. Lo stesso gruppo consigliare chiede di avere delucidazioni in merito ad una vicenda che con il passare dei giorni sta diventando sempre più preoccupante.